Ciao, io sono Laura Capuano e sono una ricercatrice in algebra presso il Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma 3. E il gruppo di algebra è abbastanza eterogeneo, quindi ci sono persone che si occupano più di algebra fondazionale, quindi di quella che si chiama l'algebra commutativa, e un altro gruppo di persone invece che si occupa di quella che si chiama teoria dei numeri. E che cos'è la teoria dei numeri? La teoria dei numeri è una branca antichissima della matematica che studia le proprietà a partire proprio dai numeri interi, quindi che ne so, le proprietà dei primi, e queste domande molto fondazionali che si possono anche raccontare in termini molto elementari, ma con tecniche chiaramente più avanzate. E a me la teoria dei numeri ha sempre appassionato perché ho sempre letto di queste congetture famosissime, tipo la congettura di Goldbach, che dice che un numero pari si può sempre scrivere come somma di due primi, che non è conosciuta, oppure il famoso ultimo teorema di Fermat, dimostrato da Wiles nel 94. E tutti questi problemi, appunto, alcuni ancora non noti e alcuni invece che sono stati dimostrati con tecniche più avanzate, fanno parte di questa grande branca della teoria dei numeri. E la teoria dei numeri poi ha varie sfaccettature, diciamo, il bello è che si interfaccia con tante discipline, quindi c'è quella che si chiama più la teoria analitica dei numeri, che usa le tecniche di analisi e di analisi complessa per studiare i problemi sugli interi, e quella che si chiama invece la teoria algebrica dei numeri, che come dice la parola usa tecniche più algebriche ed è quella di cui mi occupo io. A Roma 3 uno studente potrà trovare persone che si occupano sia di teoria analitica dei numeri sia di teoria algebrica dei numeri, e ci sono tanti corsi che sono offerti in queste due discipline. Ci sono questi legami con geometria, con algebra e con analisi, ma anche tante applicazioni. Per esempio, le proprietà dei primi e il fatto che i primi siano così difficili da studiare e si sappia così poco su di loro è alla base della crittografia. Quindi ci sono anche delle applicazioni in crittografia che si possono studiare sempre qui a Roma 3, che appunto hanno come base questi problemi di teoria dei numeri così difficili da studiare. Il gruppo di algebra, ma come un po' tutti i gruppi a Roma 3, sono molto attivi in ricerca e ognuno di noi ha varie collaborazioni sia nazionali che internazionali, quindi già con eccellenze nazionali come la Scuola Normale Superiore, con il Politecnico di Torino per la parte più applicata legata alla crittografia, ma anche internazionali come Oxford, dove io per esempio ho passato un periodo della mia vita, o anche Londra, Parigi, Stati Uniti, Cile, addirittura io ho anche una collaboratrice in Australia. E quello che si tenta di fare di solito è invitare ogni tanto dei collaboratori qui e fargli fare dei seminari sia di tipo più tecnico, quindi più di ricerca, sia di tipo più divulgativo. Una cosa che ci è piaciuto fare ultimamente è per esempio di invitare esperti del settore, magari anche internazionali, per fare una, diciamo, lezione conclusiva per i corsi magistrali. Quindi in quel caso gli studenti possono proprio vedere due cose. Innanzitutto che tutto quello che loro hanno studiato ha una certa importanza proprio nella ricerca moderna e allo stesso tempo conoscere persone appunto che non sono semplicemente il docente che studiano quelle cose che hanno imparato. Però la matematica è sempre stata la mia passione. E già un po' c'era la matematica in famiglia perché sia mia mamma che mia zia sono due insegnanti di matematica e quindi abbiamo sempre avuto questa passione in comune. Io sono sempre stata circondata da libri di matematica. Quando ho iniziato matematica, io ho studiato a Pisa, ma sono di Salerno. Il primo giorno che sono andata all'università non ero veramente sicura di poter rimanere così tanto lontana da casa e sono andata a una lezione di algebra e il professore di algebra si chiamava Roberto Dvornicic e mi ha talmente entusiasmato questa lezione che lui ha fatto sui numeri, l'assioma di Peano, insomma tutta questa introduzione che io sono uscita e mi ricordo di aver detto a mia mamma: mamma, io un giorno voglio diventare come il professore, io resto qui e studio con lui. I matematici che mi hanno ispirato e mi hanno colpito ce ne sono tanti, da Gauss a Andrew Wiles, che ho anche avuto l'onore di conoscere, ma forse quello che è stato più il mio riferimento è stata sicuramente Emmy Noether. Innanzitutto una delle poche matematiche donna di cui si sente parlare, quindi già per questo è stato un punto di riferimento per me. E lei è stata una matematica tedesca nata nel 1800 che si è occupata non veramente solo di teoria dei numeri, ma anche di cose più applicate alla fisica e applicate all'algebra commutativa.
e si è dovuta scontrare con il fatto di essere in prima di tutto donna e quindi ha lavorato, nonostante fosse riconosciuta come una matematica molto forte, ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia in cui già c'era del background matematico e quindi ha potuto studiare. Nonostante questo e nonostante i numerosi riconoscimenti che ha avuto, si è dovuto scontrare con le difficoltà dell'epoca, delle donne che non potevano studiare ed erano viste male appunto se si interessavano a cose che non fossero tipicamente mansioni femminili, e ha lavorato per lungo tempo anche senza essere retribuita pur di perseguire i suoi obiettivi. I miei amici mi prendevano in giro quando ero piccolo e mi dicevano: per te la matematica è principio di vita, la matematica, studiare matematica ti cambia la vita, ti cambia la forma della testa, quindi se una persona è incuriosita dalla matematica, secondo me non deve lasciarsi spaventare dalla difficoltà della materia, ma deve provarci perché è una materia bella, è una materia affascinante e quindi vale la pena studiare.